Salve a tutti, sono un gamer e benvenuti in questo nuovo episodio di Battlefield 1. Allora, nella prima metà cerchiamo di concludere la triste campagna italiana che vi colpirà dritta dritta al cuore e poi ci spostiamo su un nuovo campo di battaglia. Oggi saremo un signore cinquantenne che corre come una lepre con l'uomo proprio neanche Forrest Gump gli sta dietro e dovremo purtroppo sopportarci un adolescente che ha una specie di cotta da supereroi per noi. Cosa potrebbe mai andare storto? Buona visione! Perfetto, eccoci nuovamente con il nostro Iron Man del Veneto, che assieme ai suoi compagni, gli Avengers, scusate, gli Arditi, stavano cercando di riconquistare le Alpi italiane. Allora, vediamo di avanzare, dovevamo distruggere un cannone che stava abbattendo tutte le nostre forze aeree. Buongiorno signori, salve. Dovevo eliminarli. Gli austro-ungarici sono praticamente gli antenati dell'Idra, è abbastanza ovvio, ve lo dice il DeLonghi, ma stai buono, te laggiù e cuccati la mia bomba a mano. Bomba, un movimento sessuale. Ok, Bonnie, che è arrivato Iron Man, non rompete le scatole. A posto. Sia chiaro, ogni riferimento alla Marvel è puramente casuale, eh. Allora, dovremmo essere praticamente arrivati. Vediamo di aggirarli. Ok, missione compiuta. A quel punto però sento un rumore che non scorderò mai. Mi ero cacato addosso. Oh oh, quelli sono grossi. Quelli sono grossi. Matteo, sotto di me. E così faccio l'unica cosa possibile. Ma guarda un po' che fortuna. Ok, morici, perfetto, ha battuto questo. Facciamo fuori tutti onestamente, anche gli aerei nemici, in modo tale da evitare che poi mi attacchino e che se mi individuano potrebbero provare a sparare anche a me. Poco cane si surriscalda l'arma. Ok, ha battuto. E quanti sono? E quanti sono? Porca di quelli per porca. No, 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 non farli avvicinare. Non farli avvicinare assolutamente. Se quegli uomini fossero morti, la nostra avanzata si sarebbe fermata e io avrei perso Matteo. No, non possiamo perdere il fratello gemello di Iron Man assolutamente. Bonnie! Che mi stanno bombardando. Porco cane, sono riusciti a bombardarmi. Aiuto! Non so nemmeno io dove sparare. Sparo verso il bianco e tanti saluti. Anzi, bianco caucasico in questo caso. A posto? No, ce ne sono ancora un bel po'. E vabbè, un uomo contro tutti. Bonnie! Dai, buona, te laggiù. Ho iniziato a prendermi di mira. Ma dovevo resistere. Dovevo difendere. Oh, oh, stanno arrivando a bombardarmi. Stanno arrivando a bombardarmi. Ok, 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 bombardato. E qua, sì, certo. Ok, credo che questo sia l'ultimo e dovremmo aver fatto tutto. Vai, ok, ha battuto. No, ne stanno arrivando altri. Signore, si levi cortesemente. Vado a morire da un'altra parte. Ok, 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 vai. Perfetto, perfetto. Ancora gente. E quanti bombardieri ci hanno i nemici. Ok, a posto. No, ma che DeLonghi gamer. Morici. Perfetto, perfetto. Prima che mi bombardasse l'ho battuto. Credo fosse l'ultimo. Oh, missione compiuta. Mamma mia, è stata difficile. Guardalo, guardalo lui. L'Iron Man del Veneto, inarrestabile. Certo, si capisce, nulla poteva scalfire. Non è andata così da quello che mi avete detto, ma vabbè, dettagli. Ma all'improvviso gli aerei hanno virato. Tutti verso di me? No, eh. Dove stanno andando? Hanno un'altra idea. Hanno fatto saltare la montagna! Che bastardi! No, vabbè, chi era sotto è morto, santo cielo. Ha distrutto tutto il villaggio sottostante. Oh oh. Oh oh. Oh oh, ciccio, levati di lì. Signor Stark Veneto, si levi di lì velocemente. Siamo sicuramente sopravvissuti, ma presumo che ci siamo ovviamente giocati il tutozzo. Se non era per quello saremmo morti di brutto. Tizio, sei ancora vivo? No, si sta smontando tutozzo, ma come? Ora sono solo mezzo Iron Man. Guarda le pacche sulla corazza davanti. Sì, ma non cavartelo, mantieni le parti che ci sono. E amen, cava solo quelle danneggiate. Ti parano comunque dei proiettili. No, se non ho il tutoffo completo non lo indoffo. 2 metri più a sinistra e l'aereo ci avrebbe preso in pieno. Ok, ora dobbiamo trovare il nostro fratello. Anche se davvero ho un brutto presentimento. Pensai di essere morto e di essere all'inferno. Guarda che roba, è tutto infuocato. Avevano fatto saltare la montagna, seppellendo noi e loro stessi. È vero, perché c'era anche il contingente nemico. Dovevo trovarlo. Così scesi in quell'inferno. Dimmi che siamo ancora armati come prima. Cos'è quel coso? Ma è bellissimo! È un mitragliatore doppio? Dovevo trovare Matteo. Ma poteva essere ovunque. E così ho agito d'impulso. Ok, nuovo obiettivo, cerca Matteo. Perfetto. Bellissimo sto doppio mitragliatore. Allora, facciamo attenzione perché è pieno zeppo di forze nemiche, ovviamente. Non penso che siano morti tutti. Uila!
Ma è una bestia sto coso. Oh, aspetta che sono più il tutto osso. E quindi i proiettili li sento, ma giusto un attimino, C'erano degli alleati bloccati in alcune case. Gli alpini, dobbiamo salvare gli alpini, presto. Che peraltro gli alpini sono rimasti offesi profondamente quando uscì Battlefield 1. Dissero che il gioco era completamente disonorevole nei confronti di ciò che era stata la prima guerra mondiale e tutte le forze alleate che erano morte sul campo di battaglia. Ma vabbè, non è che... mi sembra che abbiano molto rispettato la memoria e il resto. Con tutte le battaglie brutte che abbiamo combattuto, voglio dire, le pirlate che abbiamo fatto in prima guerra mondiale. Buongiorno, salve! Avete qualche arma più potente? Perché ho una pistola? Magari no. Vediamo se nella cassa troviamo qualcosa di migliore. Buongiorno! Anche questa è una bella bestiola. Ok, ora possiamo respingere meglio l'attacco nemico. Morici! E vabbè, e quanti tutti adesso? Aspetta, che non ho più il tutosso. Mi devo riparare dietro le cose di sabbia qua. Li abbiamo sentiti. Ok, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Come mezzi corazzati? Oh no, difendi l'avamposto degli alpini. Cioè, avamposto è un muro praticamente. Allora, peggiore delle ipotesi, ho anche le granate anticarro da tirare sui veicoli. Ecco il nemico che avanza. Occhio, occhio, vorrei il mio tutozzo. Ragazzi, qualcuno ha un tutozzo ipercorazzato? Oh oh, oh oh, prendi auricchio. C'è più gusto. No, mi hanno messo. Mi chiamo Cocchiola di cognome, non lo sapevo. Ok, ecco che torna il veicolo. Questa volta facciamo attenzione a non farci mettere sotto. Oh, oh, wow, l'ha sentita parecchio. Aspetta che presumo non fosse l'unico. Sì, ma che brutta copertura che ha scelto, porcricoli per porca. Ok, ci stiamo difendendo bene. Ragazzi, con quel cannone, veloci, sparate i veicoli, porcricoli per porca. C'è un altro signore lassù. Ok, ho visto un veicolo. Veicolo in avvicinamento rapido dalla collina. Eccolo, è arrivato. Vai, 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 tira. Oh, porco cane, preso? In teoria sì, a giudicare dalla quantità di gente che vola, direi che l'ho preso. A posto? Abbiamo vinto? No, direi proprio di no! Stanno ancora attaccando nonostante gli abbiamo praticamente decimato le forze nemiche. Posso riavere il mio mitragliatore iperpesante che era comodo? Oh, altro veicolo, altro... Oh, l'avete preso una volta tanto, vi do una mano anch'io, scusate, tanto che ci siamo, una bella bomba vale più di mille parole. Oi, e quanto siete resistenti? Ok, perfetto, abbiamo respinto tutte le forze nemiche. Ora non ci resta che cercare Matteo dove c'è stato il crollo. Guarda che roba! È venuta giù l'intera cavolo di montagna. No, chi era qui è stato completamente seppellito, presumo. Quindi potrebbe essere o al forte nemico oppure al bunker che c'era qua giù. Oddio, signore, tutto bene? Oh mio Dio, non mi fermo neanche. Abbandonare le trincee. Guarda la gente! La dei soldati italiani. Sapevo che i miei amici erano bloccati. Mi sa che non è qua dentro. Ho cercato dappertutto, ma era troppo tardi. Ero solo, come dei fantasmi. Non riuscivo più neppure a guardare i corpi. Doveva essere arrivato al forte. Il forte nemico in cima? Oh, perfetto, cosa potrebbe mai andare storto? È tipo iperdifeso. Oh no, vabbè. È pieno zeppo di forze nemiche. Oh, mi hanno appena sparato con un cannone. Ok, io provo a proseguire ma è molto rischioso. Voglio dire, dovrebbero sparare anche i miei alleati. E vediamo di raggiungere velocemente il bunker qua sopra. Aspetta. Quali cose? Tizio qua dietro. Buongiorno signore, non mi ha visto. Perfetto, fatto fuori. Ok, le trincee mi dovrebbero un attimino riparare. Che casino. C'erano due vie per il fuoco. Potevo passare per le gallerie o procedere in superficie facendo un giro da dietro. Ok, non dal davanti. Ciccia, non ho l'armatura, fai te. Era impossibile. Ok, il problema è che qua sarà pieno zeppo di soldati nemici, neanche detto. Guarda quanti, torna indietro, dobbiamo usare tutte le coperture o qua ci si muore malo. Ecco qua, aspetta che c'è un altro signore che sta arrivando, morto, ma... è sparito? È una mia impressione, è sparito di colpo il signore, ma vabbè, dettagli. Ok, teniamo gli occhi aperti perché se arriva uno con lanciafiamme, qua ci si muore. Tantissimo, c'era giusto un po' di gente. Ok, direi che la mia granata dovrebbe averli stecchiti quasi tutti. Aspetta, che non mi fido, lo sapevo io. Occhio, ho visto un signore andare da questo lato. Dove corri? Le coperture, tizio. Ah, le coperture, ma sono scordato. Ok, pian pianino stiamo risalendo tutta la struttura. Siamo arrivati all'esterno. Ok, qui ci sarà presumo il grosso delle forze nemiche. Occhio, lanciamo qualche bomba preventiva. Libera il picco austriaco. Ma mi prendi in giro? Buongiorno, non capisco nulla. Ok, sono tutti là dentro. Allora, cerchiamo di proteggerci dietro i muri e dovremmo essere a posto. Aspetta, è pieno zeppo di gente là sopra. Da sopra è molto più semplice. Ok, eccoli che stanno entrando. Perfetto, qui sarà più difficile prendermi. Oh, unità pesante. Avevo il mio stesso tutozzo. Ricarica ciccio. Veloce. Aspetta. E tanto ti piglio anch'io. La mia corazza resisteva molto di più.
Perfetto, il problema è che non avrò proiettili infiniti. Allora, eccoli che avanzano, maledetti. Porco cane, sto per sparare, occhio. Vedo tizi con lanciafiamme, no, no, cattivi. Perfetto, oh, tiragliene un'altra per sicurezza, prevenire è meglio che curare. Aspetta, non era un tizio con lanciafiamme, erano le fiamme di un incendio. Ma no, ma ci sei rimasto malissimo, ma porca di quelli per porca. Credo che fossero praticamente tutti, proviamo a entrare all'interno. Ma sapevo che Matteo non era lì. È il sesto senso dei gemelli. Trova Matteo, ma dove trova Matteo? Potrebbe essere dovunque. Mi dice di passare attraverso queste porte. Ribadisco che io ho un brutto presentimento. Penso ancora a quei momenti, tutti i giorni. Ha dovuto controllare tutti i cadaveri uno per uno. No, vabbè. Immaginate poi in che stato erano i corpi. Ribadisco, da come ne parla è abbastanza ovvio che Matteo non sia sopravvissuto. O potrebbe essere fuggito, visto mai, ma dubito. Avevo quasi smesso di cercare. Iniziavo a sperare che Matteo fosse riuscito a fuggire. Ma poi... Eccolo lì. È ancora vivo? No, è morto. No, no, è morto. Non penso neanche l'abbia ucciso il crollo della montagna. Probabilmente è morto nel combattimento contro il nemico. È dura veder morire il proprio gemello, penso, più che un fratello normale. Perché è il tuo stesso corpo, quasi. È come se tu vedessi il tuo stesso cadavere di fronte ai tuoi occhi. Poi hanno sempre detto che i gemelli hanno una sorta di connessione tra di loro, che potrebbe anche essere vera, ho una mentalità molto aperta. Mamma mia, veloce ma triste come campagna, effettivamente. Che decide queste cose? Presumo sia tutto casuale, non credo ci siano forze superiori o altro, ma questo è il mio personale pensiero, ovviamente. Bella come campagna, mi è piaciuta. Mi è piaciuta davvero. Avrei preferito un po' di più, ammetto, cacchio. Mi fai la campagna italiana e me la fai durare così poco. Ed ecco perché ricordare il proprio compleanno fa ancora più male. Dopo la guerra vennero le rivolte. Imperi crollarono, nuove nazioni nacquero. Il mondo cambiò per sempre insieme alla percezione dello stesso. Anche le famiglie cambiarono, non solo a causa di quelli che non fecero ritorno, ma anche per via di quelli che ci riuscirono. I caduti veterani insieme sono passati alla storia col nome di generazione perduta. Eh sì. Presumo che buona parte dei giovani che andarono a combattere non fecero ritorno e chi fece ritorno soffriva di disturbo post-traumatico da stress, che adesso c'ha il counselor che ti dà il consulto psicologico e via dicendo. All'epoca tanti saluti neanche sapevano cos'era il disturbo post-traumatico da stress. Ma bando alle ciance e passiamo alla penultima campagna. Dal cappello direi che quel tizio è australiano, ma vabbè. Il portaordini assalta le spiagge di Gallipoli sotto il cannoneggiamento della più grande flotta mai vista. Bello, ci si mettono anche le navi adesso. Dardanelli, penisola di Gallipoli, primavera 1915. L'impero britannico intende aprire un nuovo fronte bellico, quindi siamo proprio agli inizi del conflitto. Vengono preparati i piani per un'invasione via mare delle terre ottomane, in un'operazione senza precedenti. Le forze navali assemblate per l'occasione costituiscono la flotta più imponente di tutti i tempi. Le navi trasportano oltre 500.000 di uomini provenienti da Australia, Nuova Zelanda, Irlanda, India, Terranova, Francia e Gran Bretagna. Hanno l'ordine di sbarcare e di puntare sulla capitale. Costantinopoli, credo fosse scritto, non ho letto. Giorno 1. A Capo Elles, la vaporiera River Clyde viene usata come cavallo di Troia. Dopo essersi arenata sulla spiaggia, fa scendere a terra numerosi battaglioni di soldati alleati. Viene conquistata una piccola testa di ponte, metà degli assalitori muore. E questo è il nostro protagonista, ma è un signore di una certa età, a quanto pare. Sì, sono tutte vaporiere! Belle, notavi da lontano, voglio dire, all'epoca, Presumo anche un livello di inquinamento davvero incredibile. E quindi noi dobbiamo cercare di riconquistare queste coste. Oddio. Ehi, siete voi, Frederick Bishop? No. Mi spiace, è morto. Ma questa non è la nostra foto. Di che è tuo fratello gemello? Così sembra. Jack Foster. Sono il vostro nuovo allievo. Ragazzo, quanti anni hai? Non credo. Levami questo buccioso ritorno. Certo che no. Ha fatto tutta questa strada solo per vedere. Frederick Bishop, l'orgoglio dell'Australia. Addirittura. Persino mentito sull'età per poter essere arruolato. Ah, ecco, mi sembrava un po' giovinetto, È un povero pirla. Che disastro. La prima ondata non ha avuto scampo. Guarda che difese. Come faremo a prendere la spiaggia? Questa volta abbiamo le corazzate. Tappati le orecchie, sarà piuttosto rumoroso. Ok, nuovo obiettivo. Dirigi i colpi della corazzata. Ok, dobbiamo dirgli quindi di attaccare laggiù, perfetto. Fuoco! Oddio. Oddio. Beh, se avete visto gli episodi di World of Warship, le navi all'epoca erano già belle potenti. Ma che roba!
E abbiamo devastato la spiaggia, ma mi prendi in giro? Beh, voglio dire, se attaccavi con le corazzate, quantomeno potevi evitare di mandare una prima ondata di uomini a morirci male. È ora di muoversi. E ora andiamo a morirci male, ovviamente. Dove credi di andare? Insieme a voi. Prepara il fucile. Non sa neanche come si combatte, cos'è? Andrai al comando delle retroguardie dopo che sparerò il bengala. Sì, signore? Sì, signore. Ragazzino, è la guerra, santo cielo. Ho capito che c'è il tuo supereroe in parte, ma vabbè, dettagli. Ok, nuovo obiettivo, assalta la spiaggia. Porco cane. Mentre noi invece siamo armati di fucile e altro fucile. Ok, meglio che niente. Ok, come potete vedere l'assalto, oh mio Dio, si è in pieno svolgimento. Guardate, signori, levatevi che portate sfiga voi altri. Ci morirete tutti male. Che macello. Che macello. Pure gente infuocata, scusi. Mi si vado a infuocare da un'altra parte? Vabbè, vabbè, altro che sbarco in Normandia. Quanto corre sto tizio, peraltro? Prendi le trincee, trattale male, spara ai soldati nemici, aspetta. E anche veloce a ricaricare. Non è male sto fucile, effettivamente. Pensavo fosse molto peggio. E c'è anche la baionetta davanti. Aspetta che prendo anche il fucilozzo normale. Buongiorno, signori. Ma che roba, corre come una roba incredibile, come un canguro. No, i canguri saltano, questo corre, ma vabbè, dettagli. Aspetta, 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 buongiorno, salve. Come sta, tutto bene? Le chiamo un aiuto, un medico? Oh, buongiorno signore, scusi, non l'avevo vista, porti pazienza. Ok, aspetta che c'è un altro tizio qua dietro. Provo a sparare anche senza mirare perché faccio il fighettone australiano io. Ok, no, aspetta, lei è un nemico, chiaramente. Sono vestiti in bianco, quindi li dovrei notare. Che santo daltonismo. Ok, hanno anche mitragliatrici automatiche fisse, perfetto. Tatticone della vita, gli lancio una granata. In teoria chi sta comandando la mitragliatrice? Signore, c'è la mitragliatrice? Non ha visto? Aspetta che sparano lui, aspetta che sparano lui. Ma perché lui non avete sparato? Cos'è sta discriminazione? Uila, aspetta, 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 che c'è anche un tizio lassù. Ok, preso. Perfetto, non ci resta che conquistare il punto di osservazione di Ellis. Chissà perché sono l'unico che ce l'ha fatta ad arrivare fin quassù. Buongiorno signori, che piacere incontrarvi. Aspetta che c'è una forte resistenza là davanti. Non è male, aspetta che quello là che stava sparando. Perfetto, un altro là davanti ancora. E oh, c'è una mitragliatrice. Ok, da lì non possiamo passare. Vediamo se riusciamo ad aggirare il pericolo e ad attaccarli dall'alto. Sì, direi che come idea non è male. Però sanno che siamo qua sopra. Ok, fatto fuori l'altro tizio. Aspetta che Capitan Furbizia laggiù. State buoni, state buoni. Carretto, proteggimi tu. Ok, ho preso il tizio alla mitragliatrice finalmente. Quindi possiamo vedere di avanzare. Siamo praticamente arrivati. Oh, forza nemica più avanti, wow. Ok, a quanto pare i tizi delle navi mi hanno dato una mano. Signori, morti malissimo peraltro. Scusate, mi prestate il fucile che il mio era praticamente scarico. Oh, oh, forze nemiche. Ok, vediamo com'è questo fucile. Oddio, non è male. È anche abbastanza veloce, aspetta. Ma boom, mette doppio headshot, perfetto. Ok, vedo ancora un bel po' di gente là sotto. Oddio, buongiorno signore, è stato piacere conoscerla. Sì, però gioco se continui a spawnare forze nemiche e gli alleati invece no. Io non è che posso fare il cavolo di miracoli. Eppure le bombe a mano. E mo basta veramente però che io posso sparare le granate, eh. E porca di quelli per porca, che non credo che siano in molti. C'è un altro tizio là, aspetta, 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 riprendimi il fucile. Lo baionetto. Ok, è morto, direi sufficientemente morto. E ci stiamo conquistando finalmente il punto di osservazione. Ok, io mi rimango trincerato qua dentro. E aspetta, salve signore, signore, sono qua. Buongiorno, mi ha visto? Ah no, di sicuro mi ha sentito, dicevo. E aspetto che arrivino anche gli alleati, non c'è nessuno. E il DeLong Gamer da solo si conquistava il punto di osservazione. Grazie del supporto, alleati. Ok. Sì, ma davvero, perché mi è andato avanti solo me? Oddio, chi è? Ragazzino! Vieni con me. Qui. Guarda. Avanti, guarda. Ragazzo, sei finito all'inferno per davvero. Oddio. Tu volevi solo una tua statua nella piazza del tuo paese. Volevo solo... No, io volevo... Ragazzino, è normale, eh? Cioè, sei arrivato fin quassù senza vedere un cadavere. Siamo stati un po' crudeli, in effetti, ma... E per salvargli la vita, onestamente. Orgoglio australiano, bravo. Orribile da uccidere. Sì. Forse sì. A meno che tu non sia neozelandese. Aia. No. C'hanno le faide anche loro interne, a quanto pare. Allora, prima di cominciare, sì, avanti, alzati. No, lo addestriamo noi, non ci credo mai nella vita. Un po' tardino, meglio tardi che mai. Guarda, il braccio qui, l'altro fuori. Il calcio nella spalla, guancia contro il calcio. No, così, puntalo dove vuoi sparare. Bene, piede un po' in fuori. Wow, ok, l'abbiamo preso sotto la nostra ala, a quanto pare.
E ovviamente la nostra avanzata deve proseguire. Stavo cominciando a pensare di aver perso i miei australiani. Posso fare qualcosa? Non tu, ragazzo. Ci serve un messaggero per il fronte. Davvero? No. Sì. No. Non può buttare il ragazzo là in mezzo, così si farà ammazzare. No, 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 io posso farcela. No. Lo farò io. Ma ci avrà 50 anni sto povero tizio. Va bene. Tu starai con me. E tu... tu correrai. Corri, Forrest! Buono dai, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Anche questa campagna mi piace, è iniziata molto bene. Avete un bel viaggio della serie, canine a crescere. E noi ci vedremo nel prossimo episodio. Ciao gente, ciao ciao.